Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, di Serie C, della partita Pescara-Entella, programma lunedì 8 aprile. Ma a fare il punto in diretta c'è qui Massimo Profeta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Giulio. A te. A tutti gli amici di Visione d'Ascolto, intanto c'è da dire che l'Entella sta per scendere in campo perché si giocheranno due recuperi oggi. L'Entella sarà di scena ad Alessandria contro la Juventus Under 23 che sta facendo un ottimo girone di ritorno. L'Entella in questo momento è fuori dai playoff, è una delle delusioni del girone B, però se oggi dovesse vincere allora irromperebbe in zona playoff. Diversamente, se vince la Juventus Under 23 aggancia il Pescara. Guardate qui la classifica: Pescara 48 al sesto posto, Juve Under 23 a 45 punti, quindi in caso di vittoria della Juve si concretizzerebbe l'aggancio della squadra di Brambilla. L'altro recupero si gioca questa sera di fronte Rimini e Olbia. Per quanto riguarda il Pescara, insomma, abbiamo detto in questi giorni, in queste prime due settimane, la gestione Cascione, intanto il suo impatto è stato molto positivo, al di là della sconfitta immeritata, tra l'altro patita a Cesena al cospetto della super capolista del girone che ha centrato aritmeticamente con il gol arrivato nei minuti finali all'88esimo, 87esimo per essere ancora più precisi, di Pierozzi, l'aritmetica appunto promozione in Serie B. Al di là del gol subito, il Pescara ha giocato una buonissima partita, ha fatto un figurone a mio avviso. Nel primo tempo è stato ordinato, prudente, più coraggioso nella ripresa, quindi l'impatto di Cascione è stato positivo. Ha lavorato tantissimo nella fase di non possesso che denunciava dei limiti. Infatti il Pescara in queste prime due partite ha subito un solo gol, realizzato, ripeto, dalla supercapolista di questo campionato, che ha fatto registrare l'attacco più prolifico dei tre gironi del campionato di Serie C, ben 72 gol da parte della squadra di Mimmo Toscano. È chiaro che adesso bisognerà migliorare, non è finita, diciamo, questa cura, diciamo così, preventiva di Emanuele Cascione. Bisognerà cercare intanto di conservare il sesto posto. Il quinto è difficile, lo diciamo subito, pensare al quinto posto è un esercizio di fede. Perché? Perché il Gubbio, vediamo la classifica, grazie a Roberto Cherchi, ha 54 punti, mancano 4 giornate alla fine della stagione regolare, 6 punti di vantaggio sul Pescara, in realtà sono 7, Gigliola per via dello scontro diretto che non è andato bene, è stato sfavorevole ai colori biancazzurri. Il Pescara aveva vinto 3-2 in casa, ha perso 4-0 in trasferta allo stadio Barbetti, e quindi questa è la situazione. È chiaro che non arriverà il Pescara ai playoff in una posizione, come dire, di privilegio rispetto agli anni scorsi, a meno che non faccia quinto, ma ripetiamo, è una ipotesi molto remota, però ha la possibilità di salvare il salvabile in una stagione che era nata, sembrava, sotto i migliori auspici, con Zeman nelle prime 6 partite addirittura 16 punti. Senza quei 16 punti, io voglio dire, il Pescara oggi forse starebbe pensando ad altro, no? E invece aveva cominciato bene, aveva illuso quell'inizio di campionato, poi presto è diventata la stagione anonima, addirittura disastrosa nel girone di ritorno. Adesso c'è invece una crescita grazie a questo, al lavoro di Emanuele Cascione, che ripeto ha messo a posto la fase di non possesso. Il Pescara è più equilibrato, più compatto. Attenzione, perché se non si dovesse concretizzare la cessione societaria, di cui non abbiamo notizie, Cascione ha molte chance, parecchie chance di rimanere il prossimo anno, quindi si gioca la conferma alla guida della squadra. Vedremo quello che succederà lunedì, Pescara Entella, ore 20:45, Entella che sta per scendere in campo contro la Juve Under 23 ad Alessandria. E sempre in Serie C il Pineto? Il Pineto invece giocherà venerdì contro il Sestri Levante. Sono le due, diciamo, il Sestri Levante per me è una delle rivelazioni, no? Sono due matricole di questo campionato. Il Pineto non sta facendo benissimo, neanche male, perché comunque la salvezza è ad un passo, potrebbe addirittura anche centrare i playoff, però c'è questo incrocio col Sestri Levante che gioca a Vercelli, le gare interne ormai da diversi mesi, e il Sestri Levante ha conquistato 13 punti nelle ultime 5 partite, ovvero 4 vittorie ed un pareggio, mentre il Pineto
il Pineto ha conseguito una sola vittoria nelle ultime 8 gare. Non è un momento propizio per la squadra di Roberto Beni, che viene da un pareggio anche deludente in casa con la Recanatese, che faceva seguito invece a un'ottima prestazione, quella di Perugia. Venerdì, Sestri Levante, Pineto, ore 20:45, in diretta e in chiaro su Rete 8.